Eccoci qua, il top che vi voglio presentare è veramente pazzesco. Contrariamente a quanto si può vedere, perché sembra una lavorazione particolarmente difficile, è stato eseguito con dei punti veramente basici per chi ama il crochet, quindi sono soltanto catenelle e punti alti. Nel video che vi sto per far vedere nei passaggi di lavorazione, iniziamo con il corpo perché tutto parte proprio dal centro. Vedrete già il corpo eseguito, ma non preoccupatevi perché io vi allego il procedimento, quindi lo schema da seguire e via via, passo per passo, anche come si strutturano le ali. La parte alta è quella che andrà a coprire il seno, invece la parte bassa si adagia semplicemente sul busto. Quindi buona visione, se avete qualche domanda e se apprezzate questo piccolo lavoro, scrivetelo, vi risponderò. Grazie a tutti e buona visione. Questo è la parte centrale del mio body e come potete vedere è proprio il corpo della farfalla. Corpo sulla quale poi in prossimità di questi segnapunti andremo a inserire le due ali che saranno poi le coppe seno che copriranno il nostro busto. Per eseguire questo body io ho utilizzato due fili insieme, un rosa e un creme che ben si miscela, mentre per le ali con il rosa mischierò il rosso. L'uncinetto che sto utilizzando è sempre il mio 3. E adesso vediamo quale schema ho utilizzato per eseguire questa prima parte del nostro body. Ok, vediamo quindi lo schema che ho seguito per fare il corpo della nostra farfalla. Come potete vedere, ho iniziato con 4 catenelle e nella primissima catenella ho inserito due punti alti. Nella seconda riga ho fatto un aumento, quindi 2, 4, 6. Terza riga identica alla seconda perché mi sono alzata per sviluppare il corpo. Quarta riga ho aumentato sempre sugli esterni facendo due punti alti, altra riga identica a quella sottostante, un'ulteriore riga di aumenti esterni, cosicché anche l'ultima ho fatto un aumento. In questo modo ho creato il corpicino della farfalla. Arrivati a questo punto, ho deciso di tagliare il filo e riprenderlo per le ultime due righe. Ho fatto questa scelta per evitare che si creasse una sorta di grumo sul corpo da questa parte che poi non avrei avuto da quest'altra parte. Quindi otticamente, visivamente, il lavoro non sarebbe stato pulito. Quindi ho preferito tagliare il filo e inserirlo dopo 4 punti alti, vedete, in mezzo, cosicché poi 1, 2, 3, 4, 5 punti alti interrompevo proprio nel mezzo dell'altro punto da questa parte. Sono salita di un'ulteriore riga, quindi ho girato il lavoro e mi sono trovata di qua sempre con 5 punti alti e a questo punto ho inserito le catenelle che saranno poi i laccetti che andranno intorno al collo. E quindi ho voluto contare 80 catenelle, voi decidete la lunghezza che preferite. 80 catenelle poi di ritorno con un punto bassissimo, che poi ho eseguito anche sopra gli altri punti che mi trovavo sottostanti del corpo, per trovarmi da questa parte e farne altrettanti, 80. 80 con un punto bassissimo di ritorno e chiudendo il lavoro.
In questo modo semplicemente mi sono trovata, come ho fatto vedere inizialmente, il corpo della mia farfallina. In rete ne potete vedere diversi, di diverse misure e di diverse fattezze. Alcune hanno la codina più lunga, altre si sviluppano con una testina un po' più elaborata, ma essenzialmente interessa che ci siano queste proporzioni. Io ho deciso di utilizzare ogni due righe un punto, perché poi saranno, come dicevo inizialmente, gli agganci per creare e sviluppare il nostro body per quanto riguarda la parte quindi del seno e del busto. Iniziamo quindi adesso con i colori che ho scelto e inseriamo le ali e vediamo come fare. Dicevamo quindi, in prossimità di quelli che io ho segnato con questi pallini verdi e che ho marcato con i segnapunti, si inserisce il filo per fare poi le ali per coprire il seno. Ho già fatto la prima riga, questo è lo schemino, quindi si inserisce il filo sull'alto, sul primo punto della riga, 4 catenelle, una è di separazione, punto alto, 3 catenelle, punto alto con un punto di separazione, 5 catenelle, punto alto, separazione, punto alto. Questa è la prima riga sulla quale poi adesso si aprirà l'ala della farfalla, che avrà le prime righe tutte molto simili, e a partire dalla seconda, terza, quarta, quinta riga si dividerà in due per poi provvedere all'allaccio del top dietro alla schiena. La primissima riga ve l'ho segnata, la seconda riporta questi punti perché adesso facciamo degli aumenti per allargarci. Allego in seguito a questo video lo schema completo di come eseguire entrambi le ali. Seguendo quindi lo schema, ho fatto le prime 5 righe, 1, 2, 3, 4, 5. Dalla sesta in poi le ali si divideranno e ho scelto di introdurre un altro rosa per avere questo effetto tono su tono. Ora, l'unica variante che volevo segnalare è relativa all'ultimo giro. Per evitare di dare una trasparenza completa in prossimità del seno, ho deciso di chiudere i punti così come vi sto facendo vedere. Quindi, anziché lasciare i due punti alti con la catenella intermedia, li ho riempiti facendo tre punti alti. In questo modo appunto ho eliminato la trasparenza, proprio perché per quanto riguarda ad esempio questa parte, che è la parte superiore dove ci sono più punti, si tratta proprio di rendere meno trasparente la lavorazione proprio in prossimità della coppa del seno. Mentre la parte più bassa, quella con i meno punti, ovviamente rispetterà l'andatura del busto e quindi sarà più bassa rispetto per l'appunto al seno.
Ho già eseguito entrambi le parti e questo è così come si presenta la lavorazione della parte centrale del mio top. Il corpo e le prime parti con il colore rosso. Dalla sesta riga, quindi ora, inserirò il cotone rosa e mi dedicherò soltanto ai settori divisi, quindi prima affronterò la parte alta, poi la parte più bassa e così anche per l'altra. Con il filo rosa ripartiamo quindi alla fine dei nostri giri rossi. Attacchiamo il filo nel secondo spazio dopo i primi due punti alti, quindi esattamente dove ho già inserito il filo anch'io, quindi secondo spazio. Dentro a questo spazio adesso mi alzo di 3 punti alti e successivi 2 punti alti nello spazio vicino. In questo modo avremo sempre questo ventaglietto formato da 3 più 2. Sempre tenendo presente gli ultimi due spazietti, 3 punti alti più 2, 2 catenelle e poi affrontiamo il giro così come nello schema che ho cercato di semplificarvi e che metto qua di seguito. Ho così attaccato il filo rosa nella parte più alta della mia porzione di ala. Come vedete, sto rispettando una metà e quindi la parte che corrisponde alla coppa del seno. Con il rosa ho già fatto 3 righe. Per mantenere la stessa lavorazione della riga sottostante e quindi evitare la completa trasparenza, ho mantenuto i punti chiusi. Di seguito a questo spezzone allegherò anche il grafico dei punti che ho eseguito. Ora sono arrivata a metà del terzo giro, arriverò fino alla fine e dovrò riportarmi verso l'interno della mia ala farfalla, perché vedete che sono dalla parte alta, questo è l'esterno sul collo e questo è la parte interna dell'ala. Ecco, dicevo, mi ritroverò poi da questa parte e in questo senso inizierò la lavorazione a scalare come riporta il grafico che ho messo inizialmente della lavorazione originale delle farfalle. Quindi io ho semplicemente fatto una variante di queste righe che sono la parte centrale sul seno. Ho terminato di fare la parte alta dell'ala, quella in corrispondenza per l'appunto del seno, ero arrivata alla quarta riga e quindi dalla quinta ho diminuito fino alla chiusura. Ho seguito esattamente lo schema che vi ho messo in allegato e per saper gestire meglio le distanze vi segnalo ora anche il conteggio delle catenelle che ho eseguito appunto qui in corrispondenza dei punti alti. Ora mi dedico alla parte bassa e poi anche sull'altro lato. Bene, questo è il risultato delle prime due parti alte del nostro top. Come vedete, l'ala superiore copre proprio il corrispettivo del seno. Questa è la visione, diciamo così, totale. Adesso non resta che fare
la parte dell'ala più bassa. Ho ripreso la lavorazione della parte bassa dell'ala del top. Partendo dal centro, ho fatto le prime due righe seguendo lo schema originale, il primissimo che vi ho allegato, tenendo chiuse soltanto le prime due righe per riprendere un po' la stessa estetica della parte alta. Dal momento però che ovviamente, essendo la parte dell'ala che andrà in prossimità del busto, non ho la necessità di coprire completamente la trasparenza, quindi è solo un gusto estetico che ho deciso di riprendere. Quindi, dicevo, ho tenuto chiusi soltanto le prime due righe. Ho seguito poi lo schema originale tenendo aperte i punti alti di queste due righe. Anzi, qua c'è un errore, adesso toglierò questo punto centrale perché deve essere semplicemente una catenella. E ripeto, arrivata a questo punto con la quinta riga, perché vedete che anche qua ho fatto 1, 2, 3, 4, con la quinta riga ho iniziato questo motivo di diminuzione e quindi di abbellimento dell'ala. Lo stesso farò di qua, quindi a partire adesso dalla quinta riga farò la stessa scalatura seguendo, come ripeto, lo schema che vi ho dato inizialmente. Correggo questo piccolo puntino che ho fatto in più e mi avvio alla fine della mia aletta. Anche la parte dell'ala inferiore è stata completata, ho fatto la correzione laddove avevo notato il punto in più. Come vedete, tutte e due le ali sono omogenee, perfette, si equilibrano benissimo. Quindi, come notate, sono 1, 2, 3, 4, 4 righe normali. Dalla quinta riduco. Non resta che fare la parte inferiore sull'altro lato e direi che l'impianto del nostro top si può definire concluso. Ovviamente mancherà poi da inserire, e adesso vediamo come, le stringhe, i laccetti che andranno posizionati sulle ali in modo tattico, oserei dire, per procedere poi chiaramente alla vestibilità. Il top è finito. Come potete vedere, le ali sono così completate. Ho già inserito le stringhe che andranno a chiudersi dietro alla schiena, sia sul lato che speculare nell'altro lato, e ho sistemato il collo che adesso vi spiego. Le stringhe innanzitutto le fate di una lunghezza a catenella a secondo della misura del vostro busto e le fate passare nell'ultimo gruppo di punti alti, esattamente dopo il terzo punto alto. Dall'alto passate sotto e col dentro fuori, sempre dopo il terzo punto alto, lo terminate sul terzo angolino. La stessa cosa da questa parte. Mi sono fermata a questo spicchio perché la vestibilità che corrisponde al mio seno, alle mie misure, tiene questa rotondità di seno. Quindi, una volta che andrò a chiudere questo intorno alla schiena, avrò una coppa perfetta.
Valutate voi se è il caso di far passare la stringa soltanto nei punti più bassi oppure magari anche andare fino a sopra. È chiaramente una posizione che valutate a seconda della vostra conformità fisica. Per quanto riguarda il collo, io ho utilizzato esattamente le stesse stringhe che avevo fatto inizialmente con il mio corpicino della farfalla e l'ho fatto passare sempre in corrispondenza del terzo punto alto, 1, 2, 3, in mezzo al terzo punto alto e l'ho fatto uscire esattamente nel terzo punto alto superiore. In questo modo, legando intorno al collo, l'ala si stenderà perfettamente e coprirà in modo naturale il seno. Ovviamente puliamo tutti i fili in eccesso con un ago, li infiliamo nella lavorazione, verifichiamo che non ci siano sporchi di filo e in ultimo potete anche valutare di fare qualche piccolo abbellimento sulle ali e decorazione aggiuntiva. Questo è il risultato. È venuto bellissimo. Le coppe si chiudono con l'allacciatura che rimane posteriore, la schiena resta completamente libera, lo scollo, se avete sicurezza della vostra misura seno, oltre a far passare il filo nei punti che vi ho segnalato, potete anche dare ovviamente un fissaggio più sicuro con ago e filo, in modo da non far più muovere le spalline. Con le coppe che si arricciano in questo modo, avete anche la possibilità di vestire sotto magari una coppa imbottita e in automatico poi si allarga leggermente. Diciamo che questa è una buona misura ML. Le codine restano in discesa sul busto. A vostro gusto potete inserire delle paillette oppure con ago, filo o anche solo una piccola lavorazione in superficie con l'uncinetto, potete creare una sorta di righe o dei pallini, insomma dare un decoro a seconda appunto del vostro stile. Io qua ho scelto un rosso e un rosa, potenzialmente potrei inserire anche dei motivi neri e rendere il top un po' più sofisticato. Comunque direi che in questo modo già fa certamente la sua scena. Bene, anche questo lavoretto è concluso. Da un pomeriggio sul terrazzo caldissimo, vi saluto e buono spin per la prossima!